Giovanni, lei è un artigiano in pensione, è di origine di Candelara, ma vive a Fano. Vivo a Fano, sì. Però Mi ha una passione, quale? piace dipingere, disegnare e diciamo, magari mi do da fare anche un po' qualche scultura, così il passatempo per riempire le giornate. Ma da quanti anni ha iniziato a dipingere? Ah, dipingere da sempre. Quindi da quando Diciamo, andava a scuola? sì, da quando andavo. Infatti, ho frequentato l'istituto d'arte a Pesaro, Mengaroni, ma ho fatto le medie lì. Quindi, però, dal 67 in poi ho continuato sempre a dipingere e a fare un po' di robe varie. Mi sono stato sempre attratto un po' dalle vedute cittadine, con tutte queste ombre che si vedono, che tagliano un po' la veduta, via. Ecco, perché diciamo che la sua particolarità è che lei ama rappresentare Fano. Sì, poi in questo caso c'ho anche altre cose, però diciamo Fano, visto che ci abito, penso di conoscere. Poi Fano permette anche di avere diverse cose che magari altre città non hanno. Fra i suoi ritratti c'è quello dell'Arco d'Augusto. L'Arco d'Augusto, oppure c'è anche la piazza, Anche il Palazzo Montevecchio. Palazzo Montevecchio, diciamo tutti gli scorci che più volte riproposti, e poi il porto con i suoi retoni classici, che poi a Fano li chiamano i quadri. Invece uno dei suoi primi ritratti lei diceva che era quello del canale Albani. Sì, adesso tra questi più vecchi, sì, è una veduta del canale Albani con la neve che ce l'ho in un'altra stanza che poi si vedrà. Questo è del 95, ma io già avevo fatto anche prima. Adesso diciamo che ultimamente sicuramente ho migliorato la pennellata, vorrei sperare. Ma lei ha iniziato anche a rappresentare i suoi quadri con la china. Sì, ho cominciato diciamo tardi, cioè la china l'ho sempre fatta, però voglio dire a livello di schizzi, quando si usciva la domenica a fare uno schizzo in una gita dove sia. Poi adesso, una volta in pensione, una volta diciamo entrati in età adulta, si sta comodi nella scrivania e ora me li faccio lì. Ma io ho visto anche dei sassi. Avevo preso spunto da un artista fanese che del bianco, e poi allora anch'io mi sono messo a fare, ho provato di fare, ne ho fatti alcuni e sto trascinando anche mia nipote. Poi alla fine il cubo, mi parlava di un cubo, di che cosa si tratta? E il cubo, ho fatto una realizzazione di scultura che sarebbe poi l'ipercubo di Leonardo, che l'ho fatto nella versione che c'è nei libri e poi l'ho rielaborato a modo mio. Lei ha fatto anche delle mostre? Sì, ho avuto la forza di fare anche delle mostre. La prima mostra l'ho fatta nel 79, prima che nascesse mia figlia. Ad oggi ha un sogno ancora da realizzare? Un sogno ci sarebbe, se il comune mettesse a disposizione dei piccoli locali per poter esporre tutti gli autodidatti come me, sarebbe poi bello. Quindi più spazio per tutti, diciamo. Sì, avere dei locali anche piccoli dove poter. Adesso avevo parlato ultimamente di poter andare anche alla Darsena Borghese. Sta lavorando su qualcosa in particolare? Diciamo che ho cominciato, ma è una cosa che non è di Fano. Sto facendo una china di Santa Maria di Collemaggio di L'Aquila. Quando riuscirà a finirla? Non lo so, vedremo. Perché, diciamo, quando uno fa una cosa deve essere almeno molto sincero con se stesso, perché altrimenti è inutile che vai avanti e non ti piace. Ora devi cercare di far vedere quello che è.